questo punto ascoltiamo l'intervista con Gesualdo Bufalino. Si tratta di una conversazione con Sergio Palumbo dell'85, in parte inedita, in parte pubblicata nello stesso anno sulla Gazzetta del Sud. Molto interessante per conoscere meglio la figura e il pensiero dello scrittore. Il manoscritto di Ghiceria dell'Untore è rimasto per tanto tempo nel cassetto. Perché poi si è deciso di tirarlo fuori? Intanto il mio problema, che chiamerei di poetica ma anche esistenziale rispetto alla scrittura, è questo. La scrittura mi serve come medicina, come luogo di confessione, come possibilità di dialogo con me stesso, di approfondimento con me stesso. Io ho sempre ricorso all'esempio di Scheherazade, la famosa narratrice delle Mille e Una Notte, la quale racconta per esorcizzare la morte, per rinviare l'esecuzione. Ripeto la stessa cosa, io scrivevo e scrivo per questo. La pubblicazione introduceva o avrebbe introdotto e ha introdotto poi in effetti un elemento di disturbo che ha le sue gratificazioni, inutile negarlo, ma nello stesso tempo uccide o mortifica quella purezza di monologo di un me stesso di fronte allo specchio, questa specie di interrogazione angosciosa rivolta al buio di uno specchio e rivolta all'approfondimento delle mie ragioni interiori. Senza dire che uno spogliarello psicologico, come sempre la scrittura, può avvenire all'interno di una stanza quando il protagonista è solo. Nel momento in cui la sua immagine si scheggia nelle infinite altre coscienze che recepiscono il suo messaggio, allora avvengono i fraintendimenti, avviene anche quando avviene il successo, la gloria spicciola, ma tutto questo non senza una certa degradazione della purezza, diciamo così, del silenzio così come possibilità di resistenza all'interno di una situazione esistenziale. Come mi sono deciso poi a pubblicare? Perché in fondo tutto questo che sto dicendo è in palese contrasto col fatto che il libro poi è stato pubblicato. Io ho scoperto qui a Comiso delle vecchie fotografie fatte nell'Ottocento da un signore locale che aveva l'hobby della fotografia, più o meno negli stessi anni in cui fotografava anche Verga. Si trattava di fotografie bellissime che davano l'immagine della civiltà contadina e signorile insieme della fine dell'Ottocento qui a Comiso. La casa editrice Sellerio, anche per virtù del titolare Enzo Sellerio, che è un illustre fotografo, ha colto subito l'originalità e l'importanza di queste fotografie e ha deciso per la pubblicazione. Io sono stato poi sollecitato a scrivere un'introduzione, innamorato dell'argomento, ho scritto un saggio che in sostanza ricostruiva gli accadimenti, in fondo era una specie di altro museo d'ombre in anticipo questo, soltanto attraverso le immagini che io commentavo, rivivendo un po' La civiltà e il costume e la vita stessa e la storia della comunità di cui quelle fotografie erano testimonianza. Questo libro, che si intitolò Comiso ieri, fu pubblicato nel 79, nel 78, non ricordo quando, e naturalmente io non pensavo in questo caso di tradire quel mio, si trattava di una cosa completamente diversa. Nel frattempo avevo già nel mio cassetto, appunto, da tanti anni il manoscritto di questo romanzo e avevo anche traduzioni varie, eccetera. Questo volume venne sotto gli occhi a Palermo, nella sede della casa editrice Sellerio, perché intanto piacque moltissimo a Sciascia che lo lesse, alla Sellerio, a Giulia Sellerio, e venne anche sotto gli occhi di Enzo Siciliano, il quale sostenne in conversazione amichevole con Sciascia e la Sellerio che l'autore di questo saggio doveva avere un romanzo nel cassetto, per cui io fui sollecitato da Sciascia per telefono, ancora non ci conoscevamo, cioè lui mi chiese se io avevo qualche altra cosa, ma io dissi che avevo nel cassetto
una traduzione di un poeta francese che avevo in effetti, ma non feci parola di questo romanzo. E questa traduzione piacque e fu pubblicata, ma nel frattempo erano tornati alla carica e Elvira Sellerio mi aveva detto per telefono ancora, cioè guardi, ho scommesso che lei deve avere un romanzo nel cassetto. A questo punto ho capitolato, perché è umano a un certo punto capitolare, anche perché dopo tutto c'era in me la curiosità di sapere se quello che ho scritto valeva, perché i dialoghi o i monologhi con se stesso vanno bene. Ma è anche vero, certo è che poi scoperto che qualcosa di quello che avevo scritto valeva, avrei forse preferito tornare indietro, ma in ogni modo questa riprova, questo confronto con l'esterno era umano e necessario. Poi, come avviene per le ragazze che sono state virtuose a lungo e poi quando decidono di saltare il fosso poi non si possono più frenare, anche a me è successo di pubblicare senza fine, diciamo. Per la sua opera si parla di barocco, in questo senso trova una qualche affinità con la poesia di Lucio Piccolo? Sì, indubbiamente, ma il barocco a me pare che sia veramente una componente dello spirito siciliano, così come il gusto dell'iperbole, il gusto dei gesti, delle parole eccessive, insomma tutto questo volersi moltiplicare ed esprimere in modo sopra il rigo, diciamo, per adoperare una terminologia musicale. È anche vero che nella psicologia siciliana questo fa il paio con un altro tipo di comportamenti esattamente contrari, e cioè con l'avarizia della comunicazione, con l'affidarsi al segno, al messaggio cifrato, all'allusione, e a quella che noi in siciliano diciamo, almeno qui, anzinca. Dicevo che questi due comportamenti contraddittori dell'eccesso della oralità, vabbè, l'abbondanza, la sovrabbondanza dell'oralità e del gesto, e l'avarizia, in fondo sono presenti entrambi in me, perché io, nonostante opti per la soluzione barocca, diciamo per la torrenzialità dell'espressione, in fondo però cerco di ricorrere, o ricorro quasi inconsapevolmente, a un'estrema rarefazione, e al gioco, cioè a rarefazione, diciamo, dell'espressione attraverso un gioco di metafore allusive e lasciando dei vuoti che poi deve essere il lettore a colmare. In fondo è un po' la condizione propria del fare poetico, e del resto io non nego quello che potrebbe essere un'accusa o un privilegio, cioè quella di scrivere dei romanzi poetici. Ora, perciò mi dicevo, poesia di Lucio Piccolo, ovviamente sì, ci sono queste relazioni, così come ce n'è tante anche con la poesia di Ripellino, che è un autore che io ho amato molto, di cui rimpiango la fine prematura, che avrei voluto conoscere e a cui ho la vanità di pensare che il mio libro sarebbe piaciuto. Lei si può considerare il cantore di una Sicilia e dell'intero mondo contemporaneo visti come grande monumento funerario. È d'accordo? Senza dubbio, anche questo è un giudizio azzeccato, perché il senso della morte è profondo nelle cose che io scrivo, così come è ininterrottamente presente, diciamo, nella mia coscienza. Io potrei ripetere quella splendida battuta di Michelangelo, fatti i dovuti rapporti gerarchici, in una lettera mi pare che dica Michelangelo: non c'è mio pensiero in cui non sia scolpita la morte, in cui non sia scolpito il pensiero della morte. E beh, naturalmente mi trovo poi a dover parlare di una Sicilia defunta o agonizzante, è di un'Europa, è di un'Italia, è di un universo probabilmente fatiscente e agonizzante anch'esso. Non sappiamo, almeno io non farò certamente in tempo a vedere che cosa c'è dietro l'angolo. Può darsi, io mi auguro,
che, come è avvenuto moltissime altre volte nel corso della storia millenaria dell'umanità, ogni volta che si è parlato di crisi e di agonia, tutto questo è servito soltanto a dare maggiore linfa a una reviviscenza delle energie immortali, sembrano almeno immortali, dell'uomo, salvo che non ci metta lo zampino o l'atomica oppure l'inquinamento. Così, ma insomma io non credo a un suicidio così volontario, così meditato dell'uomo, e ritengo quindi che in qualche modo fra 10 o 20 o 50 anni o 100 o 1000, insomma, ci sarà una sola patria, insomma, ci sarà un'Europa, non ci saranno più guerre, insomma, tutte utopie che io, a dir la verità, siccome sono pessimista profondissimamente dentro di me, rimando a un giorno di là da venire, fra non so quanti secoli o millenni, ma che tuttavia ritengo l'unica possibile risorsa per l'umanità se vuol sopravvivere, fino al giorno in cui naturalmente tutto questo ugualmente si abolirà, il sole si spegnerà e tutto sarà zero e zero di zero, come era nella logica dell'essere, che tende inevitabilmente a non essere, uscito dal non essere, ritorna ad essere. Il tempo, la memoria, la morte sono i temi ricorrenti e centrali nelle sue opere. Perché? Non vedo quali altri temi possa trattare uno scrittore, non vedo che cosa possa... In fondo noi viviamo la nostra esistenza quotidiana, è una specie di scommessa e di illusione. Noi parliamo, stiamo giocando all'intervista in questo momento, sempre per ingannare la morte, per credere... Che la morte non esista, come se fossimo immortali, come se questa intervista dovesse poi rallegrare me che la do e lei che la riceve per una serie ininterrotta di anni, e invece saranno non so uno o due o non so quanti, mi auguro un pochino di più per me, ma insomma non sarà passato un secolo e tutto questo naturalmente sarà voce vuota che si perde qui in un nastro o altro, eccetera. Insomma, è inutile fare il calcolo, lei è siciliano come sì. Me, quindi possiamo sommare insieme le nostre visioni di questa nientificazione dell'essere, dei sentimenti, della vita e dei valori, per trovarci però poi di nuovo a ricostruirlo. In fondo è tutta una tematica, potrei dire, leopardiana, insomma, così per citare un autore che poi in fondo ha detto tutto meglio di tutti noi e dopo il quale si sarebbe dovuto posare la penna e non scrivere più nulla. Quindi tempo, memoria e morte, ecco, la memoria come serbatoio e possibilità di recupero e in fondo come arma, unica arma che ci può aiutare nel tentativo di risuscitare in qualche modo il passato, perché noi moriamo istante per istante, perché solo la memoria in qualche modo conserva questa possibilità, quella che io chiamo il bis, la possibilità di rivivere. E io ritengo che ognuno di noi vive in quanto ricorda. Il nostro essere è nient'altro che coincidente con la quantità della nostra memoria. E la scrittura non è altro che memoria, in fondo, anche quando è invenzione, perché io credo che in fondo